Questa volta a fare le spese della Roma formato olimpico è stato il capolista Torino, imbattuto in campionato precisamente da un anno, 1-0 a San Siro contro l'Inter il 29 febbraio. Il gol del successo lo ha messo a segno Musiello, un centravanti che con il suo comportamento rispecchia il volto della squadra. Sono trascorsi 18 minuti di gioco e già bastano per far capire che la Roma è avviata verso un altro successo clamoroso. I giallorossi hanno addirittura la possibilità di raddoppiare dopo appena 3 minuti, su un diagonale di Bruno Conti che non viene sfruttato da Prati. Nella ripresa la Roma ha badato principalmente a difendere il gol di vantaggio, dando spazio ai Granata per attaccare con insistenza. È stato il momento in cui il portiere Paolo Conti si è esibito nei migliori interventi sui tiri di Pulici e in maniera particolare di Zaccarelli da posizione ravvicinata. Il fatto di aver perso evidentemente ci stimolerà a fare ancora di più nelle prossime partite. D'altronde non è che a un certo punto poteva anche succedere, è successo oggi e malamente secondo me.